Una buona serata e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la stagione estiva perché siamo all'inizio della stagione estiva e allora la direzione marittima Abruzzo Molise ha presentato l'operazione Mare Sicuro. Le raccomandazioni per bagnanti e proprietari di piccole imbarcazioni sono arrivate dal comandante in seconda della direzione marittima Marcello Notaro, il servizio di Paolo Renzetti. Comandante, è iniziata la stagione estiva e come sempre la direzione marittima, la capitaneria di Porto, incontra i cittadini per parlare di quelle che sono, diciamo, le priorità per una balneazione sicura in spiaggia e in mare. Sì, indubbiamente. L'obiettivo di questo incontro è proprio fare cassa di risonanza e arrivare ai fruitori del mare e delle spiagge. La stagione estiva ormai è giunta, noi siamo già in attività sulla costa e in mare. Il fine è proprio quello di assicurare all'utente un ambiente sereno e sicuro. Comandante, quali sono le raccomandazioni per i bagnanti, per gli utenti del mare? Riguardo ovviamente l'utilizzo del mare, i nostri destinatari di raccomandazioni sono sicuramente prima di tutto i diportisti a cui raccomandiamo di intraprendere il mare dopo aver controllato attentamente le dotazioni di sicurezza e aver visto le condizioni meteorologiche della rotta che si vuole seguire. Altra raccomandazione è sicuramente ai sub, i quali ovviamente dovranno intraprendere la propria attività solo se in ottima situazione di salute e in compagnia di un altro subacqueo, in modo tale che reciprocamente possano darsi assistenza. Oltre al segnalamento del galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca che loro devono tenere e mantenersi nei 50 metri, in modo tale da farsi vedere chiaramente dal diportista. Lungo la costa ovviamente le nostre raccomandazioni e controlli vanno verso chi deve assicurare un servizio gradevole e sicuro. E quindi questa attività è già partita la scorsa settimana dove si è data assoluta priorità al controllo delle stazioni degli addetti al salvataggio, i quali ovviamente devono avere un brevetto e successivamente, subito dopo, passeremo agli accessi a mare, che sono un'altra esigenza di chi ovviamente deve raggiungere il mare. Cambiamo argomento adesso. I dati del primo trimestre del 2022 dimostrano che la regione è un po' meno dipendente dal suo punto di forza nell'esportazione, ovvero l'automotive. Uno studio condotto da CNA Abruzzo premia farmaceutica, chimica, metalli e tessile. Il servizio di Stefano Recanati. L'automotive in Abruzzo perde colpi e così la nostra regione fuori dai confini nazionali si scopre meno dipendente rispetto ai due trimestri precedenti a discapito di farmaceutica, chimica, metalli e tessile. A confermarlo è uno studio di ricerca condotto per la CNA Abruzzo da Aldo Ronci relativa al primo trimestre del 2022. Sebbene il tradizionale punto di forza delle nostre esportazioni abbia subito tra gennaio e marzo un colpo piuttosto duro, 226 milioni di decremento, il resto delle produzioni ha segnato un incremento abbastanza significativo di 235 milioni con un saldo attivo di soli 9 milioni. Un risultato che non risparmia però l'Abruzzo da un tonfo nella graduatoria per regioni. Se infatti nel primo trimestre del 2021 la nostra regione era la prima italiana, ora addirittura siamo al terz'ultimo posto. A spiccare soprattutto gli incrementi dei prodotti chimici, degli articoli farmaceutici, di quelli in metallo, del tessile abbigliamento, degli articoli in gomma, delle apparecchiature elettriche. Per quanto riguarda le province abruzzesi, le variazioni sono state disomogenee. L'Aquila e Teramo hanno registrato incrementi rispettivamente di 71 e 83 milioni, mentre Chieti e Pescara hanno invece subito flessioni rispettivamente di 140 e 3 milioni. Questo dovuto anche alla combinata crisi dei mezzi di trasporto. Gli apprezzabili incrementi dell'export dell'Aquila e di Teramo sono da ascrivere nel primo caso ai prodotti farmaceutici più 41,1%, nel secondo a tessili e abbigliamento più 51,2%. Poi
c'è il capitolo agroalimentare. Il confronto con l'anno precedente parla di 13 milioni di euro di incremento delle esportazioni, 190 milioni di oggi contro i 177 di allora, ma anche di un differenziale ancora molto profondo che separa i destini abruzzesi da quelli nazionali, perché l'incremento percentuale più significativo raggiunto in Abruzzo, più 7,5%, vale poco più di un terzo di quello nazionale, più 19,6%. Un gap ancora più apprezzabile se si osservano i destini incrociati delle due voci più importanti del comparto, ovvero vino e pasta. Con il primo capace di un incremento del 7,3%, non va meglio per il settore della pasta. L'importante incremento regionale, 13,8%, impallidisce di fronte al più 28,5% del livello nazionale. Ad influire sulle nostre esportazioni anche gli scenari di guerra. Il conflitto in corso genera flessioni di 4 milioni di euro verso la Russia e di 7 per l'Ucraina. Fermo restando il peso del settore dell'automotive per l'Abruzzo, commenta il presidente regionale della CNA Savino Saraceni, occorrerà concentrare gli sforzi sulla capacità delle piccole e medie imprese di competere sugli scenari internazionali. Alla regione chiediamo di orientare in tal senso la programmazione dei fondi comunitari, consentendo un salto di qualità a un mondo che può avere un ruolo importante. Iniziano oggi i lavori per la chiusura definitiva della discarica La Torre di Teramo. Grazie ad un finanziamento del Masterplan di 2 milioni e 700 mila euro, in 7 mesi la discarica, crollata nel 2006, sarà definitivamente tombata. Il servizio è di Tania Ponnici Castelli. 16 anni fa crollava la discarica La Torre a Poggio Cono di Teramo. Allora fiumi di percolato maleodorante invasero la zona circostante, che ha dovuto convivere con questa ferita ambientale fino ad oggi. Oggi però è stato inaugurato il cantiere per la chiusura definitiva della discarica grazie ad un finanziamento del Masterplan di 2 milioni 700 mila euro. 7 mesi e tutto, assicurano i tecnici comunali, sarà ritombato e trasformato in un giardino. Il percorso è stato molto complesso, molto lungo, perché il pacchetto, diciamo, tradizionale risale al decreto legislativo del 2003, che prevedeva un pacchetto molto pesante tra terra, argilla e bentonite. Noi abbiamo lottato veramente sin da subito, sin da quando abbiamo predisposto il progetto preliminare con la regione e l'ARTA, per ottenere un pacchetto alternativo che fosse più leggero, che ci ha permesso di mettere un pacchetto sempre con le stesse caratteristiche e che perciò garantisce la tenuta della stabilità della discarica. Soddisfatto il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, la gestione del percolato della discarica La Torre ha gravato sul comune per circa 1 milione di euro l'anno. Con la chiusura definitiva ci sarà un grande risparmio e la restituzione di una zona verde alla comunità. È un momento importante, chiudiamo una ferita. Una ferita ambientale prevalentemente, che riguarda la comunità di Poggio San Vittorino, Poggio Cono, ma riguarda tutta la città. È anche un problema di carattere economico finanziario. Per tanti anni i cittadini teramani sono stati costretti a pagare costi enormi per lo smaltimento del percolato. Si restituisce quindi dignità ambientale a quest'area, dobbiamo valorizzarla dopo la chiusura. Non è stato semplice, perché la chiusura di questa discarica comporta delle difficoltà per la storia che ha avuto, ma la valorizzeremo molto sotto il profilo ambientale. Non era la zona ideale per fare la discarica, questa era una zona in forte espansione e poi chiaramente man mano si è ridotta. L'unica cosa è che questa discarica dal crollo, devo dire la verità, lì è stata la sofferenza più grossa, perché tra gli odori qui, specialmente queste case qui vicine, le zanzare d'estate, era invivibile. L'importante è realizzare l'opera. Io quando sono arrivato in comune nel 2009 è stata una delle mie battaglie, che allora nel programma dell'allora sindaco Brucchi c'era il programma di questa chiusura, però c'era un ricorso in corso che tutti sapevano, perché qualcuno voleva fare l'ambiamento e poi naturalmente si è archiviato e siamo arrivati al dunque che oggi, grazie, diciamo, a questi fondi Masterplan, siamo arrivati alla chiusura. E adesso, come ogni giorno, il bollettino Covid della nostra regione. Balzo dei nuovi casi in Abruzzo. Nelle ultime ore raggiungono valori toccati l'ultima volta oltre un mese fa, il 17 maggio. I contagi accertati infatti sono 1478. Solo in un caso, nell'ultimo mese, erano state superate le 1000 unità. Il tasso di positività sale al 19,65%.
3%, tra i decessi che fanno salire il bilancio delle vittime a 3.369. In lieve calo i ricoveri, continuano a salire gli attualmente positivi al virus. 108 pazienti, meno 5 sono ricoverati in ospedali in area medica e 2, numero invariato, sono in terapia intensiva. Tutti gli altri ovviamente sono in isolamento domiciliare. Le variazioni provincia per provincia: 364 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 352 in provincia di Chieti, 384 in provincia di Pescara, 339 in provincia di Teramo, 43 sono persone che risiedono fuori regione, mentre per gli altri sono in corso verifiche sulla provenienza. Entro il 30 giugno il bilancio di previsione del comune di Chieti sarà approvato. Ne è convinto il sindaco Diego Ferrara, che spiega le difficoltà nel redigere l'atto e fa anche una prima lista delle priorità di interventi in città. Il bilancio di previsione del comune di Chieti si appresta ad essere approvato in consiglio comunale. La data limite è quella del 30 giugno. Il sindaco Diego Ferrara si dice fiducioso per quanto riguarda il rispetto delle scadenze, anche se ci sono state delle difficoltà, soprattutto legate alla questione teate servizi. Criticità dettate dal reperire i dati analitici inerenti gli ultimi bilanci 2020 e 2021. Una volta che l'Assise voterà il bilancio, via ai lavori in città. Tra le priorità, il rifacimento di alcune vie, sia dello scalo che della città alta, oltre agli sfalci delle erbacce, mentre il sogno è quello di vedere pronta Piazza San Giustino dopo la metà di agosto. E sarà il punto di partenza tutte quelle opere che la mia amministrazione si è prefissa di portare avanti per l'ammodernamento della nostra città. È stato un lavoro finora molto laborioso, soprattutto nelle ultime fasi, dove sono mancati quei dati, diciamo, o sono stati particolarmente difficoltosi averli, quei dati da Teate Servizi, che come i cittadini sanno è in mano ad un liquidatore per il momento, in attesa di un eventuale processo recupero della società. Dati che avevo tra l'altro pressantemente richiesto all'amministratore precedente, e che per ben un anno e mezzo dal mio insediamento non sono riuscito ad avere. Adesso li stiamo ricostruendo e quindi stiamo diramando e stiamo finendo di fare il bilancio. E sulla vicenda che sta di fatto bloccando la stagione estiva ai prati di Tivo è intervenuto il sindaco di Pietroacamela, Antonio Villani. Sono rammaricato, dice il primo cittadino, ma dobbiamo aspettare quelle che sono le decisioni del TAR. Certe volte veramente disarmante, e lo voglio dire qui anche senza polemica, però una cosa vergognosa che gli impianti dei prati di Tivo in versione invernale, in versione estiva, non debbano girare. Non usa mezzi termini il sindaco di Pietracamela dopo l'ennesimo colpo di scena riguardante gli impianti di risalita ai prati di Tivo. La situazione si è complicata dopo che il TAR Abruzzo non ha concesso la sospensiva alla vendita degli impianti di risalita di proprietà della società Gran Sasso Teramano, richiesta dal gestore temporaneo Marco Finori, e che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e sospeso la sentenza del TAR fino all'udienza del 12 luglio. Di fronte ai ricorsi della magistratura, del TAR, tutto c'è poco da fare, quindi dobbiamo soltanto aspettare, non posso esprimere idee, sono molto molto rammaricato, deluso, perché almeno in versione estiva pensavo che si aprissero gli impianti, invece l'ennesimo rinvio e tutto significa che questo territorio lo stiamo massacrando. La stagione estiva sul Gran Sasso Teramano è però di fatto iniziata. Il rifugio Cima Alta e il rifugio Franchetti sono tornati operativi dal 2 giugno, così come l'Adventure Park per bambini e adulti, oltre ad esserci grande entusiasmo per il concerto di Roberto Vecchioni il prossimo 8 luglio. Ci stiamo anche preoccupando di creare un turismo alternativo, non so se avete sentito in passato il progetto di Zipline e di altre strutture, stiamo facendo una serie di eventi per cercare di portare il turismo ai prati di Tivo, ma nessuno ci aiuta per quanto riguarda gli impianti. Ora la situazione è in mano alla magistratura, sulla quale possiamo fare poco, aspettiamo l'ennesima data, però di sicuro questa è un'immagine vergognosa, lo devo sottolineare, è una cosa vergognosa.
E dopo 2 anni di pandemia torna quest'anno la festa di Sant'Andrea con un programma ricco di eventi e con la processione in mare del Santo. Si torna all'antico dopo l'emergenza sanitaria, questa è la festa della marineria di Pescara, ma è anche forse la festa più importante per partecipazione del capoluogo adriatico. Sì, beh, sicuramente è una festa importantissima, insomma, la festa di Sant'Andrea a Pescara, diciamo, è conosciuta. Io tempo fa sono stato al nord, un mesetto fa per lavoro, e si parlava di feste religiose patronali, c'era la festa di Sant'Andrea che conoscevano a Milano, insomma sono rimasto entusiasta, quindi è qualcosa veramente di molto 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 bello, quindi io invito tutta la cittadinanza ma anche da fuori regione a partecipare, in particolar modo la domenica alla processione in mare. Sì, sono 3 giorni, mi auguro insomma che il tempo sia clemente perché puntiamo molto su questa festa, io vedo che il popolo l'aspetta con tutto il cuore, sai, dopo 3 anni di fermo, insomma non è un qualcosa, diciamo, anche perché la festa di Sant'Andrea si era tutti abituati, insomma, che l'ultima domenica si usciva in barca, la processione, la passeggiata, i fuori pirotecnici che quest'anno punteremo molto, insomma è un punto di riferimento per questa festa. Programma religioso, sì, la domenica, l'ultima domenica, quindi il 31 luglio capita quest'anno, noi faremo la messa alla parte esterna della chiesa, quindi avremo un palco mobile dove ci sarà il vescovo, il nostro parroco padre Carlo, e resteremo, diciamo, delle sedie dove chi vuole, insomma, potrà venire a sedersi tranquillamente come se fosse all'interno della chiesa, solo che lo facciamo all'esterno. L'imbarco dovrebbe essere la barca di Camplone, insomma, di Massimo Camplone, lui ne ha più di una, quindi sicuramente, insomma, sarà quella sua. Riscoprire il passato delle tradizioni per capire il presente. 11 feste tradizionali abruzzesi tornano a vivere grazie all'impegno del professore Francesco Stoppa, che le ha raccontate nel volume dal titolo Abruzzo senza tempo. È un inizio di un nuovo percorso per gli abruzzesi, perché contiene tutto ciò che io ho studiato, imparato e rivitalizzato negli ultimi 30 anni, però per me è un punto d'arrivo, non credo di poter fare di più, ma consiglio a tutti quanti di leggere questo libro che tratta di 11 feste abruzzesi rivitalizzate e quindi riportate alla nostra epoca e che conservano però tutti i valori della tradizione, sia nella forma che nei contenuti, quindi un discorso molto importante che può essere utile anche per pensare a un futuro migliore rispetto alle situazioni problematiche che abbiamo adesso. Abbiamo raccolto per 10 anni le migliori foto grazie al fotografo Roberto Castrofino, che segue le attività della compagnia Tradizioni Teatine. Naturalmente è un libro che ha avuto anche un notevole successo perché è stato finanziato dal Consiglio regionale per la cultura e è considerato dall'editore Menabò uno dei migliori libri che sono stati pubblicati da questa famosa casa editrice, e poi in realtà i testi testi che io ho scritto nel corso degli anni e che poi sono stati revisionati e implementati dall'opera di Francesca Falcone, che è una curatrice di beni culturali. E a questo libro, che tratta del museo all'aria aperta, abbiamo anche un museo, diciamo, al chiuso, quindi abbiamo tutte e due forme di espressione, sia quella della conservazione etnografica ma sia anche quella dell'applicazione delle tradizioni nel mondo moderno. Il Consiglio regionale promuove tutti i progetti interessanti e che soprattutto valorizzano le nostre origini, le nostre radici. Questo progetto sicuramente è un progetto interessante perché poi ha ricadute sul territorio dove si riorganizzano e si vitalizzano manifestazioni che fanno parte della nostra storia, della nostra cultura. È evidente che un popolo che vuole andare avanti, vuole innovarsi, però deve tenere sempre presente delle proprie tradizioni, deve capire da dove viene per capire dove andare. E sicuramente questo è un libro interessante, un progetto interessante rispetto a questo punto di vista. 120 esperienze da vivere in giornata per tutta l'estate, questo è il progetto denominato Francavilla Life, che coniuga sport, sostenibilità e divertimento.
Francavilla Life è una offerta che proponiamo ai cittadini e ai turisti che arrivano a Francavilla, è una nuova proposta di turismo esperienziale che per la prima volta approda, diciamo, a Francavilla grazie al tour operator e Bike Life, e si tratta di un'esperienza di oltre 100 percorsi e itinerari da fare sul nostro territorio, anche nel territorio limitrofo, per conoscere non solo la nostra costa ma anche le nostre contrade, le nostre colline, i nostri luoghi culturali, farlo attraverso tanti mezzi, perché si può fare a piedi, in bicicletta, con il Segway e con tanti altri mezzi, bici elettriche e così via, ma diciamo che è un'offerta che abbiamo voluto proporre ai nostri residenti e ai turisti anche tramite le strutture ricettive, quindi albergatori, ristoranti, operatori economici e turistici in genere potranno offrire questo servizio, fare questa proposta a coloro che verranno a Francavilla. Si tratta di una esperienza innovativa che andrà a caratterizzare l'estate di Francavilla dell'anno 2022 della mia amministrazione. Francavilla ha sempre avuto un'ampia proposta turistica tramite con concerti, musica, filosofia e così via. Questa si aggiunge, è una proposta innovativa che secondo me proprio va in linea con il turismo esperienziale che ormai le persone cercano. Parte dal 23 giugno, ci sarà l'Open Day, anzi invito tutti a partecipare, ci vediamo il 23 giugno alle ore 19 con partenza dalla stazione di Francavilla, faremo una bella passeggiata nelle nostre contrade e poi torneremo e ci sarà un aperitivo per festeggiare e dare avvio a questa bellissima iniziativa. Apriamo adesso la pagina dello sport con una serata di festa, quella di ieri a Roseto degli Abruzzi, dove si sono sfidati i campioni del passato di Milan e Juventus. Fari puntati sulla leggenda bianconera, ovviamente Alessandro Del Piero. Grazie a Lanardone 20, ancora una volta il Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi, a neanche un mese di distanza, ha ospitato altri campioni del calcio del recente passato. Da Francesco Totti e le Summer Soccer Stars alla partita tra Juventus Legends e Milan Legends, che ha ancora di più gremito gli spalti dell'impianto di Via Salara. Lunghe code già prima dell'evento, con la speranza degli appassionati di strappare un selfie o un autografo. Vittoria per la Juventus, ma il risultato non conta. Conta aver divertito gli sportivi ed essersi ritrovati per una giornata di festa. Oddo, Amelia, Giunti, Ambrosini, Brocchi in rossonero, Zampagna, Di Livio, Chimenti, Pepe in bianconero, con passerelle anche per i tre sindaci del circondario, Nunes di Roseto, Costantini di Giulianova e Di Bonaventura di Notaresco. Ma la star, il più cercato, è stato Alessandro Del Piero, che si è concesso ai nostri microfoni prima dell'esibizione. Le emozioni rimangono legate a quello che è successo, no? Con quella maglia, quindi rindossare è sempre piacevole, però il ricordo, il pensiero va a quello che hai passato insieme, che ho passato insieme ai colori della Juve, quindi sarà emozionante indubbiamente. Hai fatto dei nomi decisamente, come si suol dire, importanti, no? Massimo ovviamente il mondiale insieme, adesso Verratti, Fabio lo stesso che ha segnato con me nella semifinale, quindi son momenti entusiasmanti quelli che ci legano con loro. Verratti è incredibile quanto sia bravo. Un anno dalla morte di Gian Piero Boniperti. Sono legato anche alla famiglia, conosco bene i figli e i nipoti suoi, ed è una famiglia stupenda. Manca una presenza come la sua, una personalità come la sua, un temperamento. Andiamo in casa Teramo adesso, pagamenti degli stipendi rispettati questa mattina da Teramo Calcio, che ha aspettato la decisione del Tribunale di Roma e dall'amministratore giudiziario. Non si è fatta attendere una volta arrivata la risposta, la controrisposta dell'ex presidente, nonché socio di minoranza della società, Franco Iachini. Martedì rovente non solo per le temperature pienamente estive, che sarebbe stata una corsa contro il tempo per il Teramo, c'erano pochi dubbi che si sarebbe arrivati davvero sul filo di lana, era poco preventivabile e certamente poco auspicabile. Sulla base dell'istanza presentata da Davide Ciaccia per il reperimento delle risorse necessarie all'iscrizione al campionato di Lega Pro è arrivata la decisione del Tribunale di Roma. Visto lo sforzo economico già compiuto, si legge, per portare a termine il campionato con
considerata la situazione delle società in sequestro, visto il reperimento di un finanziamento di euro 350.000 da parte dei soggetti portati da Davide Ciaccia, la copertura finanziaria per la fideiussione deve essere sostenuta dal socio di minoranza al 40%. Firmato amministratore giudiziario, un ulteriore tassello di una giornata che non poteva non essere convulsa e che si era aperta in mattinata col versamento degli stipendi ai tesserati relativi alle mensilità dovute aprile e maggio e propedeutiche al rilascio delle liberatorie indispensabili alla presentazione della domanda di iscrizione. Giornata proseguita poi ad ora di pranzo con il comunicato della società biancorossa che ufficializzava i pagamenti nel rispetto della scadenza federale, lamentando come alle 14.30 di oggi, martedì 21 giugno, Teramo Calcio non ha ancora ricevuto alcun feedback dal Tribunale di Roma circa il necessario assenso per la continuità aziendale del club. Infine, la risposta del Foro Capitolino, che mette la parola fine alla diatriba e apre la questione più importante, ovvero quella dell'iscrizione. Comunicazione, quella dell'amministratore giudiziario, che si chiude con un auspicio, ovvero che vi siano i termini per un adeguato intervento per le finalità di campionato 2022-2023. Non si è fatta attendere la risposta di Franco Iacchini rispetto alla decisione. Il sottoscritto sta facendo la sua parte prestando fideiussione personale con un pegno di 350.000 euro di collaterale già pronto, che verrà eseguita dopo che la Teramo Calcio pagherà i suoi debiti nei confronti della Soleia ed anticipando parte del costo dell'utilizzo dello stadio per la prossima stagione. Mancano poco più di 24 ore per presentare la documentazione e chiudere una partita in ogni caso sfibrante per tutti i protagonisti e per una piazza che ancora cerca di sapere se sarà ai nastri di partenza della prossima stagione. È presente alla manifestazione di Roseto di ieri sera l'agente Simone Pepe, parla del Pescara e soprattutto del futuro del suo assistito, il portiere Alessandro Sorrentino. Simone, siamo a Roseto ma siamo a pochi chilometri da Pescara, insomma il tuo cuore batte anche per il club biancazzurro. Ma sicuramente, sono stato benissimo, da giocatore ho finito a Pescara, mi dispiace non aver contribuito al massimo, però avevo qualche problemino fisico, però sai, sono molto legato alla città di Pescara. Come hai visto l'ultima stagione, questa uscita dai playoff nei primi turni, insomma ti aspettavi di più, osservando dall'esterno questa squadra, ti aspettavi di più dal Pescara? Obiettivamente il campionato di Lega Pro è un campionato difficile perché sappiamo che ci sono tante squadre importanti che vogliono vincere, è normale che il Pescara è una squadra importante in Lega Pro, ha provato a fare quel qualcosa in più ma non ci è riuscito. Il futuro del Pescara si riparte con Colombo, non so se conosci questo allenatore, e ci sono anche dei nomi che si fanno per la prossima stagione, insomma che secondo te che campionato potrà fare e dovrà fare il Pescara il prossimo anno? Ma io credo che il campionato del Pescara sarà un campionato di vertice, perché è giusto che la piazza merita un campionato di vertice, visto che comunque è abituato a stare per più tempo nella sua storia in Serie B, per cui credo che sia importante che faccia un campionato di vertice. Faccio un nome, Alessandro Sorrentino, insomma un nome a te caro, insomma questo ragazzo è pronto a spiccare il volo, di proprietà del Pescara, è nato nel settore giovanile del Pescara, secondo te è già maturo per un salto di categoria? Ma sicuramente sì, ha una serenità in porta importante, ha fatto un campionato intero col Pescara, per cui penso che possa provare a questa scalata, per cui penso che se si riuscirà saremo tutti d'accordo col fargli fare un passo avanti. I rapporti con il presidente Sebastiani come sono? Buoni, i rapporti col presidente Sebastiani è un amico, per cui sempre buoni. Per chiudere, quindi, Alessandro Sorrentino il prossimo anno non giocherà col Pescara? No, non giocherà col Pescara, no, vediamo, ci sono delle squadre che si sono informate su di lui, vedremo. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che questi contributi e tante altre notizie sul nostro sito www.tv6.it. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.